Ho ricevuto molte domande, molte osservazioni, molte richieste nell'arco degli ultimi giorni. Ribadisco sulla posizione del MES le motivazioni per le quali io sono contrario a questa cosa, la considero una sciagura per il mio paese e sono contrario per una questione di contenuto e di forma. Parto dalla questione del contenuto. Il MES non serve assolutamente a salvare i popoli, è servito a salvare le banche speculative inglesi, olandesi, tedesche che avevano giocato in borsa e sui mercati finanziari andando ad investire in paesi dove c'era evidentemente un alto rendimento perché c'era un alto rischio. Loro sapevano che c'era un alto rischio e quindi un alto rendimento, hanno giocato. Nel momento in cui le cose sono andate male, noi siamo dovuti intervenire con fondi salvastati. Vedi la Grecia. Ai greci non è arrivato un euro, sono arrivati i soldi alle banche speculative, specialmente del nord. Quindi io sono contrario sul contenuto. Uno. Secondo motivo di contenuto è perché qualora noi avessimo bisogno di quei soldi non li potremmo portare a casa e non li potremmo portare a casa per la sola e semplice ragione che noi non abbiamo i parametri per poterlo fare, cioè dovremmo fare prima la ristrutturazione del debito. La ristrutturazione del debito significherebbe svalutare il titolo di fatto italiano e quindi significherebbe ridurre il valore da parte di coloro che lo posseggono. Quindi capite che quelli che hanno dei titoli italiani sarebbero fondamentalmente fregati, quindi tutti i risparmiatori, ma anche le banche, ma anche tutti gli operatori finanziari internazionali. Secondo, non se ne comprerebbero di più o comunque se ne comprerebbero molto meno perché evidentemente ci sarebbe a quel punto un evidente rischio di perdere il valore. Quindi si creerebbe un meccanismo vizioso per cui ci direbbero poi a quel punto che per ridurre il debito bisogna tagliare il debito pubblico e quindi lo spreco della spesa pubblica e taglia le pensioni e taglia gli ospedali e le cose che abbiamo visto negli ultimi 20 anni. Vengo al motivo di forma. Quello che è agghiacciante è il modo in cui viene decisa questa cosa, nella totale ignoranza della popolazione, nella totale ignoranza del Parlamento, senza un dibattito parlamentare, senza una discussione politica, senza soprattutto una informazione da parte degli organi di stampa, da parte delle televisioni, da parte dei giornali. Non c'è stato negli ultimi 6 mesi nessuno che abbia parlato di questa cosa, che peraltro potrebbe essere stata, credo, la principale questione di caduta di questo governo, ma non me ne frega niente della questione politica. Mi interessa della questione di giustizia. L'articolo 35 di questa riforma prevede la totale immunità per quelli del MES, cioè ci sono delle persone che possono fare delle cose al di fuori della legge. Questo è contro i principi illuministici di separazione dell'organo legislativo, esecutivo e giudiziario. Non può esserci nessuno in un sistema democratico al di sopra del controllo giudiziario. Buona economia umanistica.